Ciao a tutti, belli e brutti, brutte e belle, da Kindavark, The Casual Gamer. Eccoci per il primo episodio della saga, chiamiamola Bad Boy, Villain, Antiro, non so come la intitolerò ancora, con Suzerain. Che gioco è Suzerain? È un gioco in cui si veste i panni di un neo eletto presidente di una nea repubblica che è appena uscita da una dittatura, repubblica in un mondo fittizio ambientato negli anni 50. Quindi abbiamo due blocchi, uno che è il blocco occidentale e uno che è il blocco orientale degli alter ego degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica, più altri stati minori a noi più vicini barra se non addirittura nemici. Quindi ereditiamo questo paese come presidenti dopo che è stato sotto una dittatura, non proprio dittatura, una dittatura, cioè un presidente che è stato presidente per decenni, anni, e quindi è il nostro compito è tirar fuori il paese dal disastro sociale ed economico in cui ora si trova. E questo si può fare come si vuole. Io ho già fatto una partita a questo gioco cercando di implementare quelle che sono le mie idee politiche, quindi forse è anche un bene che questa partita l'abbia già fatta e non lo mettessi sul canale YouTube. Non è finita benissimo, perché è finita che non ho ottenuto il secondo mandato, ma in qualche modo il paese è stato poi messo nelle mani di un partito centrista, diciamo, che l'ha portato verso l'effettiva democrazia. Qual è la cosa figa di questo gioco? Che è un grand strategy, si hanno sempre tipo i dati dell'economia, i dati, si creano infrastrutture, eccetera, ma tutto questo si fa interagendo in dialoghi. Quindi non è, tu non sei un presidente con tanti bottoni da schiacciare, ma proprio tu interagisci, dialoghi con i tuoi ministri, con membri che rappresentano varie istituzioni, vari partiti, anche tuoi collaboratori, e le decisioni le prendi interagendo con loro, dicendo al ministro attuiamo questa riforma, chiedendo al ministro le informazioni come lo ottieni, non vai a vederti un grafico ma chiedi al ministro quali sono i dati in tuo possesso. Quindi molto interessante, molto immersivo. Questa run però sarà alla Bad Boy, diciamo, quindi giocherò come un uomo, diciamo, cattivo, cioè che guarda solo al proprio tornaconto. I miei unici interessi in questa run saranno potere, soldi, insomma, pensare a me stesso. Riuscirò a mantenere l'equilibrio tra i miei interessi e il rimanere in carica? Vediamolo. Nuovo gioco. Vedete che metto... Ah, non posso purtroppo... vedere gli FPS, che nome posso mettere? Non Davark King, perché sono, ma sì, vai, Davark King come sempre, il cattivo. Ecco qua i dati della Repubblica di Sordland, che sarà il paese che dovremo guidare. Main Store, cos'è questa invece? Story DLC, scusate, sono curioso. Collection, ah beh, qua vari premi. Option, vabbè. Va bene, ok, qui siamo la Repubblica di Sordland. Questa è la nostra bandiera. Governo Repubblica Presidenziale, anche se abbiamo avuto un presidente per decenni, penso sia sempre così lo standard, non dipenda, perché ovviamente c'è anche una parte, un epilogo in cui avvengono vari fatti durante la nostra vita, durante la nostra gioventù, e dobbiamo decidere perché io posso essere Kingdom Orizia. C'è un DLC Monarchia Costituzionale. Allora facciamo così. Vi faccio la Repubblica di Sordland. Tanto non è un gioco lunghissimo. Repubblica di Sordland in modalità Bad Boy. E poi il Regno di Diz in modalità immersione. Cioè le scelte che prenderei effettivamente io. Comunque, dicevo, nella Repubblica di Sordland si ha inizialmente, c'è cioè un
non un epilogo, il contrario, un prologo in cui viene raccontata la nostra vita e vari eventi e le scelte che noi facciamo, e queste scelte decideranno anche qual era il nostro effettivo orientamento politico e perché ci hanno votato. Quindi governo, Repubblica Presidenziale, popolazione 37 milioni, economia in recessione, influenza regionale, grande potenza, data inizio 1954. You must complete the main story once to disable torpor mod. Anton Rein è stato eletto quarto presidente di Sorland nel bel mezzo di una profonda recessione, richieste di riforme e pressioni esterne. Questo è Torpor Mod Enable. Questa modalità disattiva il salvataggio manuale e attiva gli achievements. Puoi disattivarlo solo completando la storia almeno una volta. Quindi ok, non posso uscire senza salvare. Invece qui avremo il Kingdom of Rizia, che sarà la run che seguirà subito, farei. Governo con monarchia costituzionale, popolazione 40 milioni, regione di stato l'Urucismo, qua non manco c'è la regione di stato. Esportazioni chiave, gas, scusate, oro e vino, data inizio 1950, quindi 4 anni prima di questo. Il re Romus Thoras è asceso al trono, il suo regno inizia in una situazione di disordine geopolitico, lotta tra case reali e domande per la reclamazione di terreni perduti. Molto interessante. Ma prima andiamo con questa, con la bad guy story mode. Oh, 7 minuti di introduzione, spero che qualche cristiano sia rimasto ancora a guardare il video. Tu sei la mia schiavitù e la mia libertà. Tu sei la mia carne che brucia come una notte d'estate. Tu sei il mio paese. Nazim Hikmet Ran. Eccoci qui. Questo è il prologo che vi dicevo. Le nostre scelte decideranno che tipo di persona saremo quando prenderemo il controllo della Repubblica. 1908, Regno di Sorland. Hai aperto gli occhi a questo mondo. Vieni da una famiglia facoltosa, una città di Lakven, una famiglia una famiglia medio reddito della città di Osord, o una famiglia povera nella città di Teir. Mi piace il fatto che arrivo da una famiglia povera. Non sono un viziato, non del tutto, ma sono uno che si è abituato a lottare per avere qualunque cosa, e quindi ora se la tiene stretta. 1908, siamo sempre nel regno di Sordland, notate, la nazione, Sordland è un regno, in questo periodo non è ancora una repubblica. I tuoi parenti ti hanno chiamato Anton, come unico figlio di un contadino passi la tua infanzia tra i campi di grano. La vita non era facile, eravate troppo poveri per potervi permettere una buona educazione. La famiglia Rein comunque era amorevole nonostante la situazione economica. I tuoi genitori sempre facevano il meglio per sopportarti. Gli anni passano. È il 1923, 9 settembre. Durante una lezione di storia a scuola, la campana inizia a suonare inaspettatamente. Senti una rumorosa commozione venire da fuori. Mentre tutti cercano di capire cosa sta succedendo, il direttore annuncia la rivoluzione storica. Il regno non esiste più. La Repubblica di Sorland è nata. Non hai ben capito, eri felice di avere il giorno libero, eri preoccupato. No, io dico, è difficile avere il giorno libero, inizio già a pensare solo ai fatti miei. 1926, sempre 9 settembre, dopo esserti laureato, cioè diplomato, passi l'esame universitario con voti alti. Anche se la tua famiglia è povera, il sistema di educazione pubblica ti ha reso possibile di andare all'università.
hai l'opportunità di scegliere tra diversi studi, scegli legge a Ulster State University, economia all'Hackhaven Business School, storia alla Dale University of Culture. No, andiamo a economia, voglio diventare ricco, non me ne frega. Ma è sempre il 9 settembre la data. Comunque, 1926, durante il primo anno, frequenti una lezione di David Wishy, che sarà anche poi un personaggio del gabinetto, se non ricordo male. Tuo insegnante e mentore dell'università è il figlio del primo presidente di Sortland, il rivoluzionario Arthur S. Wishy. Un ben conosciuto diplomatico dal Ministero degli Esteri è il figlio del presidente. Dopo aver osservato l'aula in silenzio, ha spiegato perché un'economia di mercato è l'opzione migliore per Sortland, quindi un libero mercato. E quindi ha sostenuto il fatto di dover implementare un sistema dove i prezzi dei beni e dei servizi fossero determinati dal libero mercato. Il mio unico... Ok, poi ero d'accordo. Ero in dubbio su quello che mi viene insegnato, oppure il mio unico problema era passare l'esame. Esatto, il mio unico obiettivo era passare l'esame. 1927-22 di maggio, colpo di stato il 27. I soldati entrano nel campus la sera, prima delle prime lezioni. Molti sono sotto shock, mentre... gli uomini in uniforme hanno creato un cordone di sicurezza e iniziano ad arrestare gli insegnanti. Un gruppo di studenti inizia a radunarsi in protesta. Con loro il tuo migliore amico, Petr Vechter. Il tuo migliore amico. Tu decidi di evitare qualunque confrontazione. No, no, no. Non mi immolo per nessuno, ragazzi. Sempre lo stesso giorno, senti un rumoroso annuncio che echeggia attraverso il campo. Il generale Luderin, un generale nazionalista che ha guidato un colpo militare e dichiarato la legge marziale nel 1927, dichiara la legge marziale per reintegrare l'amministrazione. Per favore, state indietro e disperdetevi nelle vostre stanze. Ti avvii velocemente verso il dormitorio, evitando la scena. Ho fatto esattamente quello che mi hanno chiesto, quello che hanno detto. Mentre entri nella tua stanza, senti urla venire dal di fuori. Ti seppellisci sotto le lenzuola. No, io ragazzi, penso a me stesso. Ma gli urli echeggiano. Non è stato un bell'anno. No, no. 10 ottobre 1927. La maggioranza degli studenti e degli insegnanti mostrano la loro opposizione. Perciò l'Hackhaven diventa l'obiettivo del regime militare. Non vuoi rimanere ozioso e decidi di unirti. Al gruppo di dibattito politico. Forse il meno pericoloso tra le opzioni presenti. Le decine di dibattiti ti hanno aiutato a migliorare la tua oratoria. E ti hanno anche aiutato ad accrescere il tuo network. Anche se la discussione tra diversi gruppi spesso diventa calda, siete tutti cresciuti dal condividere idee. In uno degli incontri, Petr Vechter, il nostro mio amico, ci ha fatto conoscere la sua compagna, Monica, l'amore della nostra vita. Si è subito attratto dalla sua bellezza. Siamo superficiali, a noi interessa quello. Ti ha menzionato che lei è un volontario per la Lega delle Donne di Sordish, un'organizzazione che fa campagna per il diritto delle donne. Tu non le indici che appoggi la sua causa, oppure che non sei particolarmente interessato. No, non siamo particolarmente interessati nei diritti delle donne, ma le chiedi comunque di uscire a cena. L'ambiente politicamente carico vi porta a stare al di fuori da ogni organizzazione politica perché è pericoloso. Anzi, o forse unirmi ai Young Swords, che sono alla fine in carica in questo momento. Direi di unirmi agli Young Swords che sono in carica. Sì, è la cosa migliore per la mia carriera, direi.
Ah, la guerra civile di Sordish. È il 2 giugno 1928. La radio diffonde che il generale comunista Ricard, comunista generale che ha guidato un attacco nel 1928 contro il golpe militare del generale Luderin, ha circondato Luderin e le sue truppe richiedendo che si arrendessero. Si sono rifiutati e sono scoppiati combattimenti pesanti attraverso tutto il paese. Non ci puoi credere. L'esercito sta combattendo contro se stesso. Sordland è finita nel caos, è piombata nel caos. L'attacco improvviso di Rickan ha causato ancora più spargimenti di sangue nel paese. Sembra diverso comparato al fascista Luderin, nella tua opinione, tuttavia, è più o meno la stessa cosa. Quindi partecipi a una marcia di protesta e tu cantavi: una nazione, un sistema, un popolo, finite il caos, vogliamo stabilità. Unitis noi stiamo, divisi noi cadiamo. Ma sinceramente non andrei a marciare, ero ancora giovane, illuso. Ma sì, dai, una nazione, un sistema, un popolo. Stai marciando contro Ricard. Gli studenti e i soldati contro il colpe di Luderin si riuniscono a poche centinaia di metri da voi. Molti socialisti sono tra di loro. Lo sai che qualcosa sta per succedere. Me ne vado. Lo scontro si propaga, diventando una vera e propria guerra civile. Gli orrori ti fanno isolare per un po'. Monica ti aiuta a superare la cosa e l'amore cresce tra voi due. Tuttavia, era un periodo difficile per l'amore. Il caos doveva finire. Oh, eccolo qua. Sol restaura la Repubblica ed è lui appunto la grande figura ingombrante che sarà pseudo dittatura. 1929, la Repubblica di Sordland. Il carismatico colonnello Tarquin Sol, presidente di Sordland e famoso colonnello che ha ristabilito la Repubblica nel 1929, orchestrò un improvviso attacco sulla capitale dove i ludernisti e le forze luderniste e ricardiste stavano combattendo tra di loro. Le sconfigge entrambe, finendo la guerra. Il terzo gode. Una nuova costituzione è scritta e il governo militare comincia i suoi sforzi per ristaurare la stabilità. Molte persone vedono nel colonnello un salvatore. Forma il partito United Sordland, Sordland Unita, e corre candidato presidenziale. Nelle prime elezioni di sempre a partito unico. E io vado a votare per colui che ha salvato la patria e soprattutto per stare dentro il sistema. Voto per il partito di Sordland Unita. Giugno 1929. USP, che è il partito di Sol, vince l'elezione con una grande maggioranza. Il governo militare annuncia un periodo di ristorazione di 4 anni per trasformarsi poi in un governo civile. Dopo la laurea continui a frequentare Monica. Siete entrambi interessati nello sposarvi e iniziare una famiglia. Tuttavia una lettera arriva dai militari chiamandoti per il servizio di leva obbligatoria. È il tempo di servire il mio dovere nazionale. E proprio mentre noi siamo a servire scoppia un'altra guerra, la Wellen Civil War, la guerra civile di Wellen. Febbraio 1930, regione di Bergia. Una devastante guerra civile scoppia nel paese confinante, Wellen. La Repubblica di Wellen è una repubblica vicina a Sordland, giovane e fragile. Diventa ben presto una proxy war tra le potenze mondiali e regionali. Un maggiore molto distinto, Josef Lancia, un famoso ufficiale comandante delle forze armate di Sordish sotto cui tu hai servito, ti ordina di guidare una squadra lungo il confine in una missione di ricognizione. È un inverno una notte invernale molto fredda quando inizi a marciare fuori dell'avamposto Gumren. Puoi vedere il tuo respiro.
Dopo diverse ore di marcia attraverso le colline innevate, sentite dei rumori distanti. La visibilità è troppo bassa per confermare la fonte dei rumori, quindi la squadra striscia in avanti in formazione e trova un luogo da cui osservare quello che sta succedendo. Un gruppo di rifugiati ha superato il confine e tu, io gli scorto indietro, io eseguo gli ordini, signore, perché mi conviene. I rifugiati erano disperati quando realizzarono che li stai portando indietro al di là del confine. Urla e proteste si levarono mentre venivano portati via. Li consegna alle guardie di confine. Dopo diversi mesi di servizio militare, i tuoi doveri finiscono e torni alla vita civile. Ah, 1931 luglio, Allsord. Tu e Monica decidete di condividere le vostre vite insieme. Dopo aver ricevuto il benestare dei suoi genitori, una cerimonia è tenuta a Osdord, la capitale della Repubblica di Sorland. Durante lo stesso anno vi è offerto un lavoro ben pagato all'interno del partito governante Sorland Unita, quindi abbiamo fatto bene ad allinearci. Era importante far partire la tua carriera col piede giusto, quindi lo accetti. Allora, cos'è per me? Lavorare per il partito è la via più veloce al potere? La compensazione finanziaria era troppo grande per essere rifiutata? O è la migliore opportunità per cambiare il paese? No, per me è davvero il percorso più facile per il potere. Diventi l'assistente economico di uno dei membri più esperti dell'assemblea. Lavorate molto e duramente, studiando centinaia di pagine di report economici fino alla tarda notte. Stai scalando la scala. 1933, le seconde elezioni di Sol. Cioè, Sol vince le seconde elezioni. Quindi 1933, settembre, Osord, Tarquin Sol dà l'amnistia a tutte le rimanenti fazioni della guerra civile e sceglie di deescalare e applicare una politica di pacificamento. Le istituzioni simboli dell'antico regno sono pian piano sostituite. Il suo governo lancia diverse nuove iniziative come programmi per rivitalizzare l'economia, iniziative per il lavoro sociale, per ricostruire e migliorare la società e il progetto di una grande diga per risolvere la crisi energetica. Le prime elezioni multipartitiche nella storia di Sordan sono tenute, ma quindi il primo presidente manco ha fatto le elezioni? Il presidente Tarquin Sol è eletto ancora un'altra volta. 1934, 2 aprile, Osdord. È un po' sovietico questo. Il nuovo piano quinquennale e il susseguente lavoro finanziario ti mettono sotto pressione, ma il tuo contributo significativo alla strategia economica hanno fatto sì che il presidente Tarquin Sol stesso ti abbia invitato per incontrarlo per offrirti una posizione chiave. Diventerai il più giovane membro dell'assemblea. Accetto subito. Senza dubbi. 1937, Sols viene rieletto per la terza volta. 1938, giugno, una carriera in ascesa. Come parlamentare più giovane è stato difficile connettersi con i circoli interni più influenti. Avevi bisogno di alleati, quindi hai portato con te Petr Vectern come tuo braccio destro. La nascita di tuo figlio Frank, tuo figlio, ti dà un breve momento di gioia e sollievo. Tu sacrifichi il lavoro per spendere tempo con la tua famiglia. Avevo fatto così alla prima campagna che ho fatto, ma qui a noi non importa. Noi vogliamo il potere, i soldi, godercela. Sacrifichi il tempo della famiglia per migliorare la tua posizione nel partito. Quarta elezione di Sol, addirittura 1941.
sempre una carriera in ascesa, siamo in ottobre, con Peter Vectern hai fatto grandi cose per cementificare la tua posizione nel partito. Intanto a casa Monica e Frank hanno sentito la tua assenza. Allo stesso tempo il presidente Sol ha aumentato la sua autorità durante gli anni. Il suo ego crescente ha iniziato a creare dissenso all'interno dell'USP. Le rotture, le fratture iniziano a mostrarsi. Però Sols, 1945, ottiene la quinta elezione, ma 1945, ottobre, è tempo di cambiamento. Il presidente Sol a malapena si è assicurato una maggioranza nelle elezioni contro il leader dell'opposizione. Nell'anno seguente la gente di Sordish inizia a essere sempre più scontenta con la corruzione e il peggioramento della qualità di vita. Nel frattempo la voglia coloro che sostengono di dover fare un congresso del Partito Unito di Sordland diventano sempre più vivaci, insomma, e mentre la leadership del partito inizia ad essere in difficoltà. Tu guardi, non ti schieri, aspetti di capire qual è il treno su cui bisogna saltare. Potrebbe essere troppo tardi. 1946, luglio, tempo di cambiamento sempre. Il contendente per la leadership del partito è Ewald Alfonso, un uomo d'affari riformista che è diventato il leader dell'ala riformista nel partito di Sordland Unita. Un riformista e un talentuoso magnate con sempre più seguaci all'interno del partito. Intanto, nel disperato tentativo di assicurarsi i voti prima del congresso, il presidente Sol incontra i membri del partito uno per uno. Approccia anche noi. Noi siamo infami. Il presidente ti ha offerto una posizione come ministro dell'economia, del commercio e dell'energia nel prossimo governo, se lo appoggerai nel voto che giungerà. E qui gli dico: mi dia almeno una notte per pensarci. Immagino che non c'è modo di fermare il cambiamento che arriverà, però io non posso saperlo. Per me questa è l'occasione di diventare ministro. Al massimo poi mi rigioco le mie carte con l'ala riformista. Accetto. 1946, agosto. Il congresso non era niente. Was nothing short of impressive. Ah, il congresso è stato un evento impressionante. Gli stendardi del partito di Sordland Unita decoravano ogni luogo possibile e immaginabile. Migliaia di figure politiche influenti, lobbisti e benefattori si sono radunati per questo momento cruciale. Le elezioni per la leadership del partito iniziano e io voto Tarquin Sol. Lo verranno a sapere? Alfonso è il presidente dell'USP. La mia avidità mi ha portato a sbagliare fazione. 1946, primo settembre. Sfortunatamente Tarquin Sol perde la leadership per Ewald Alfonso per un piccolo margine. Durante il congresso Sol annuncia che si ritirerà dalla politica alla fine del suo mandato e sceglie Alfonso come vicepresidente. I sistemi però che lui aveva creato erano destinati a rimanere molto più a lungo. Ciò che lui aveva raggiunto non sarebbe stato dimenticato. Tu non mi importava, non mi importa chi è in carica. È il 15 ottobre 1946, anni incerti. Un mese dopo tua figlia è nata. Monica la chiama Diana. Lei ti ha motivato durante questo tumultuoso periodo nel partito. Come vicepresidente e leader dell'USP, Ewald Alfonso inizia a smantellare le vecchie organizzazioni e le strutture stabilite dall'USP, come per esempio i corpi degli educatori statali e la Sorge State Corporation Bills. Le elezioni generali si stanno avvicinando, il partito di Sordland Unita è sotto una nuova leadership. Tu? No, join the party effort, mi unisco agli sforzi del partito e faccio campagna per lui. È lui ora il potere per me. Quindi 1949, Sol si dimette e Alfonso
Alfonso è eletto. 15 ottobre 1949, durante le elezioni generali, oh mamma, il collo, la principale leader dell'opposizione fu coinvolto in uno scandalo sessuale con la sua segretaria. È stato sostituito dal più popolare, la figura più popolare, Franz Richter, una nuova e popolare figura nel partito per la libertà e la giustizia del popolo, di cui correntemente è il leader. Ma il danno è stato fatto. Le nuove politiche economiche e l'esteso programma di privatizzazione proposto da Ewald Alfonso hanno assicurato una vittoria alle elezioni per il Partito Unito di Sotland. Negli anni che seguono, fai il tuo meglio per rendere Sotland un posto migliore? No. Ti dedichi al partito e ai suoi successi? No, non sono un fanatico, quindi provo tutto ciò che è necessario per compiere l'arrampicata sociale. Ma nel 1951 arriva una crisi economica. Estate del 1951, una nuova Sutherland. La presidenza di Alfonso ha visto molte riforme coraggiose, sia a livello governativo che di legge, e l'avanzamento dei valori liberali democratici. Inoltre apprezza il tuo supporto. Tuttavia, a causa di lotte interne e disorganizzazioni, tensioni economiche continentali e una privatizzazione troppo veloce, segue una forte recessione economica. Gli altri partiti annunciano la loro candidatura per le elezioni del 1953, ma il sistema elettorale ingiusto azzoppa i tentativi dell'opposizione di fare campagna. Tu pensi che il tuo partito non possa superare un'altra crisi? Sei preoccupato dalla crisi economica? Ti preoccupi che la tua reputazione sia rovinata con quella di Alfonso? Sì, perché mi è già successo con Sol di appoggiare la leadership ciecamente. Ottobre 1952, l'ascesa di Rhein, cioè noi. Con l'aiuto di Petr, la tua presenza nell'USP cresce. Voi due lavorate lunghe notti insieme. Egli scambia completamente oppositori al tuo lato. Sconfigge i oppositori al tuo lato, penso, immagino dire. Comunque, diventi la faccia di una nuova ala del partito. Passo dopo passo e con adeguata pianificazione, la tua ala cresce più forte della leadership, mentre il presidente Alfonso perde il controllo del paese. Il momento di fare la mossa è giunto. Tu allora cosa potrei fare? Sicuramente una mossa di merda. Questa sarebbe una mossa che non faccio, cioè consiglio ad Alfonso di dimettersi. No, voglio fare la pugnalata, corrompere ed estorcere il cerchio interno di Alfonso. No, io sono un demagogo, anche diciamo ovviamente sono un demagogo, un populista che coglie l'occasione del... coglie le sofferenze del popolo per ovviamente accrescere il proprio potere. Quindi do la colpa ad Alfonso per la crisi in televisione. Non mi farò molti amici così, eh. 1953, un candidato emergente. Siamo nel marzo del 1953. Il fango sputato dai media sul presidente Alfonso lo spingono a cambiare il suo gabinetto, ma gran parte del suo cerchio più stretto, anche il ministro dello sviluppo Gasmanger, lo abbandonano. Gasmanger è un famoso uomo d'affari e ministro dello sviluppo rurale, il quale è conosciuto per i suoi legami stretti con il presidente Alfonso. Quindi vabbè, non sono, c'è qualcuno che ha fatto un'infamata più di me. Alfonso è rimosso dal potere da un voto di sfiducia. Il partito quindi ti vota a causa della tua influenza. Ciò segue
il tuo annuncio di candidarti alle elezioni come presidente nelle elezioni generali, con Petr come vicepresidente. È il mio turno. 1953, le elezioni. Dopo aver visitato ogni città e paese durante la campagna, fai il tuo discorso alla TV di Stato, e deve essere un discorso ben populista. L'altra volta mi ero commosso per il mio discorso, perché avevo fatto davvero un bel discorso, quindi... Qui quali sono? Cosa vuole il popolo? Le riforme democratiche non sono piaciute in questo momento, quindi preservare il valore nazionale. Grande nazione di Sodland, a causa della nostra leadership incompetente, i nemici sia interni che ed esterni stanno influenzando la nostra gloriosa nazione. Oggi, più che mai, dobbiamo unirci sotto una bandiera e proteggere i nostri valori. Cresci, Sodland, che vuol dire grande Sodland. Finisce la trasmissione. 1953, 5 novembre, il giorno delle elezioni, milioni di persone si dirigono a votare. È il momento di affrontare la verità. Allora, eccoci qua, siamo finalmente dentro, dobbiamo cambiare. Allora, siamo un po' degli scopatori, diciamocelo. Che capello può avere? Stylish, però. Un capello da scopatore, ma ecco questo. Vediamo. Sì, clean, direi. Vediamo un po' quali altre opzioni. Gentleman. Ah, bellissimo, però così sembro troppo un mafioso. Clean, clean, faccia pulita. Attire. No, non come Mao Zedong, no. Ah, il farfallino, bellissimo. Background. Non l'ufficio, questo. L'oro. Accessori, occhiali. Il sigaro ci potrebbe stare. Andiamo di sigaro. Eccoci qui. Ci siamo. Inizia la nostra avventura con Suzerain. Sì, sono sicuro delle mie scelte di customizzazione. Promesse per le elezioni. Per la campagna. Allora, come Anton Rain, hai fatto le tue promesse alle persone di Sodland per ottenere i loro voti nelle elezioni del 1953. Considera questi impegni molto attentamente. Dov'è che va il potere qua? Direzione economica. Dopo le recenti riforme del mercato e la recessione, il paese si trova bloccato tra due sistemi economici diversi, con indecisioni e turbolenze, causando la popolazione di chiedere una direzione. Devo andare al contrario di quello che ha fatto il mio predecessore. Quindi promuovo l'economia, un'economia pianificata. Non stava funzionando l'economia libera. Per quanto riguarda la tendenza diplomatica, le rivalità globali tra i capitalisti di Arcasia nell'ovest e la monarchia di Rumbun nel nord e i comunisti della Contana Unita nell'est si stanno intensificando. Sodland ha il potenziale di allinearsi con gli altri e ottenere alla neutralità. Ma a me chi è che mi ha promesso il cash? Poi plan d'economy, non, o vado con l'est, no, rimango neutrale su questa cosa, non saprei, direi che me ne frega. Immigrazione, politica di immigrazione, negli ultimi 5 anni Bludish, Wezek e immigrati agnoliani sono giunte a frotte in Sodland a causa delle leggi migratorie troppo facili, disposte dall'ex presidente Ewald Alfonso. Come risultato, queste tensioni stanno richiedendo
una soluzione politica, quindi restringiamo le leggi di migrazione. Il mio focus: difesa, law enforcement, health, education. Qual è una roba che piace alla gente? La difesa?